Salve amici e amiche e benvenuti in questo nuovo video. Se invece ancora non mi conoscete, io mi chiamo Diego e questo è il mio canale di VL. Come avete già capito da copertina, titolo e prime immagini, oggi parliamo di sistemi di cottura. E se parliamo di sistemi di cottura, in questo caso ad alcol, non posso non parlare di Trangia, questo storico brand svedese che produce attrezzatura per cucina da campeggio dal lontano 1925. Ho già realizzato un video riguardo Trangia, dove parlavo però solo del fornello e della bottiglia, e per chi mi segue ha visto già alcuni miei video sa che sono due accessori sempre presenti nei miei trekking, sia in tenda sia nei bivacchi o locali di emergenza. Parlando di alcol, non voglio di certo denigrare la cottura a gas, che peraltro io in alcune situazioni utilizzo, anche grazie al mio ultimo acquisto, il BRS 3000T, un fornello davvero leggerissimo, come vengono definiti oggi ultralight. Anche in questo caso vi allego nelle schede il video correlato, ma tuttavia io preferisco sempre usare il più possibile la cottura ad alcol per vari motivi, ma anche per quel fascino un po' vintage che emana il fornellino Trangia, da trekker definiamolo così, romantico. Trangia produce molti accessori legati alla cucina d'outdoor in diversi formati e materiali. I suoi punti di forza sono sicuramente il fornello stesso, ricavato da un monoblocco in ottone, e le sue series, che ormai possiamo definire iconiche, come la 27 per 1 o 2 persone o la 25 per 3 o 4, disponibili in diversi formati e materiali. Se in Italia i prodotti Trangia sono stati utilizzati sempre, definiamoli così, dai campeggiatori più attenti, nel Nord Europa o in UK i set di padelle e pentole Trangia sono entrati ormai direttamente nelle case di chi li acquista, diventando dei veri e propri set di cucina domestici. Io da molto tempo uso questi due semplici ma essenziali pentolini, adatti a chi come me deve fare attenzione a grammi, a centimetri, perché spesso unisce il bivacco ad escursioni lunghe e a volte con dislivelli notevoli, molto pratici per chi ha bisogno di una cucina minimale ed essenziale. Con questi due pentolini l'uso che si può fare è sicuramente quello di riscaldare l'acqua o di cucinare il classico pasto disidratato, liofilizzato, e con quest'altro più piccolo riscaldare l'acqua per la classica e buonissima tazza di tè. Ma è da un po' di tempo che avevo intenzione di ampliare il mio set da cucina e renderlo anche più versatile. Ovviamente, da appassionato del marchio Trangia, ho puntato già da molto tempo il prodotto che avrebbe soddisfatto quello che cercavo, e il prodotto in questione è quello di cui vi parlo oggi, il Trangia Mini. Il Trangia Mini, detto anche serie 28T, è un set da cucina ideato per il campeggiatore, per il trekker, per il bivaccatore solitario. È leggero, pratico, essenziale, e a differenza dei due classici pentolini che vi ho fatto vedere adesso, consente anche di cucinare in tutta comodità anche un secondo, come la carne, due uova, una frittata o via dicendo. Il prezzo del Trangia Mini si aggira mediamente intorno ai 35-37 ma anche 40 euro, esclusi quelli che ci provano e quindi il prezzo arriva oltre i 50, ma vabbè, facciamo sempre attenzione. Visto che non avevo particolarmente fretta, ho aspettato il momento giusto, ho salvato nella lista degli acquisti il prodotto e quindi ho atteso che il prezzo diventasse competitivo, e sono riuscito ad aggiudicarmelo, diciamo così, alcuni giorni fa ad un prezzo secondo me molto molto vantaggioso di soli 29 euro, preso direttamente su Amazon. Il prezzo in sé varia dai 25 ai 30, ma quando, se non riusciamo ad acquistarlo in uno store fisicamente, dobbiamo prenderlo online e quindi spesso si aggiungono i costi di spedizione, arrivando a un totale, come ho detto prima, di solito intorno ai 35 37 40. In realtà il prezzo potrebbe anche starci, però mi sono detto: perché spendere qualche euro in più? Aspetto il momento giusto e farò l'acquisto ad un prezzo super conveniente, e quel momento è arrivato. Partiamo già dal nome Mini, già questo fa pensare che sia un qualcosa di ridotto e probabilmente adatto ad una singola persona. In realtà è così, Trangia lo vende per una singola persona. Tuttavia oggi vediamo se è possibile anche usarlo
adattandoci un po' per due persone. Altra piccola premessa, e che ci tengo a dirlo, è che Trancia non mi paga, questo video non è sponsorizzato, nessuno mi ha spedito questi prodotti, ma li ho acquistati tutti con i miei miseri risparmi, e quindi non starò qui a dirvi, perché mi pagano per farlo, che questo è il miglior prodotto sul mercato ed è meraviglioso. Altra premessa, che come in altri video preferisco realizzare questi contenuti dove parlo e faccio delle recensioni all'aperto. Questo perché? Perché questi sono prodotti che poi noi useremo in outdoor, all'aperto, con tutte le difficoltà che ne conseguono. E i video dentro casa sono sicuramente molto comodi, molto belli, ma non rispecchiano poi le caratteristiche appieno, secondo me, di un prodotto. Questo va fatto anche quando si parla di prodotti, ad esempio, di cottura, per chi fa trekking e bivacchi invernali come il sottoscritto, dove bisogna tener conto di molti fattori importanti come la quota, la temperatura, l'umidità e il vento. Oggi siamo intorno ai 1000 metri in questo caso, quindi non è una quota che influisce sulla resa del prodotto. Ci sono 4-5 gradi, quindi non fa freddo, non è una giornata particolarmente umida e il vento per il momento sembra soffiare altrove. Ma ora passiamo all'argomento del giorno e andiamo a vedere il Trancia Mini. Ho suddiviso questo video nelle 5 fasi più importanti: il classico unboxing, che ci sta sempre bene, la descrizione del prodotto, farò una prova pratica di cucina, parlerò delle prime impressioni che ho di questo prodotto, perché oggi è la primissima volta che lo uso, e poi parlerò anche del prezzo. All'interno della classica confezione di Trancia in cartone, che ovviamente non è particolarmente adatta per trasportarla poi nello zaino, non esiste una vera e propria custodia, ma c'è da dire che il problema, se vogliamo definirlo così, si risolve facilmente. Il set è composto da una pentola in alluminio con capienza da 0,8, una padella antiaderente che funziona anche da coperchio, il mitico fornellino ad alcol, una pinza o manico, quello che viene definito parabrezza, ma che preferisco chiamare, come facciamo noi in Italia, paravento. Il peso totale del set è di soli 330 grammi, che personalmente ritengo ottimo. Il diametro nella parte superiore del pentolino, che funziona anche da coperchio, è di 15 cm e il set da chiuso è alto solo 6 cm e 35 cm. All'interno di uno zaino occupa pochissimo spazio e possiamo posizionarlo sia in maniera orizzontale che verticale, avendo cura però di posizionarlo nel lato esterno per non avere una superficie troppo rigida a contatto con la schiena. Nella padella Trancia fornisce questa pellicola protettiva per evitare che la superficie dove andremo a cucinare si graffi. Nelle indicazioni Trancia ci consiglia ovviamente di pulire prima del primo utilizzo con acqua calda e di mantenere questa pellicola una volta pulita la padella, ma io personalmente sostituirò la pellicola, che di fatto è in plastica, o con dei strappi di carta da cucina, o meglio ancora con della pellicola in alluminio, basta prendere uno strappo e modellarlo sul coperchio. Adesso preparo un pasto completo usando sia il pentolino per il primo che il padellino per il secondo e vediamo se adattandoci riusciamo anche a cucinare per due persone. Tutto quello che userò è all'interno di questo piccolo e comodo contenitore. Thank you.
e il vento per il momento sembra soffiare altrove. Il primo è pronto e ora me lo mangio. La porzione che viene fuori da questo pasto è ottima per una persona, un po' risicata, definiamola così, per due, ma se ci si vuole adattare si riesce anche in due a dividere questo primo. Dopo aver mangiato il primo, ora inizio a preparare il secondo. Beh, anche il test delle uova direi che è andato abbastanza bene. Le uova sono uno di quei cibi che tendono ad attaccarsi di più sulla padella, ma il padellino antiaderente sembra che abbia fatto molto bene il suo lavoro. Ma ora vado a mangiare anche queste. Oh, eccoci qua. Beh, considerando la porzione abbondante del primo, la pasta e fagioli, un hamburger più una fetta di scamorza e anche due uova, come pasto per una singola persona direi che va più che bene. Volendosi un po' adattare ed adeguare e dividendo il tutto potrebbe andare bene anche per due persone, anche perché soprattutto nei bivacchi in tenda dove fa freddo, tira vento e bisogna stare in tenda e non si è molto comodi nel cucinare, quindi bisogna essere abbastanza pratici. E questo non per dimostrare che il trangia va bene per due persone, ma per dimostrare a me stesso e anche a voi che come set da cucina per una persona è davvero valido. Mi ci sono trovato davvero bene, le dimensioni sono giuste, il manico è molto comodo e si esce a fare tutto con estrema comodità. Se acquistato in singoli pezzi, il prezzo del set completo supera tranquillamente i 50 euro, ma se acquistato in blocco, il kit completo, a mio avviso, con una spesa anche di 35-36 euro tutto compreso, lo ritengo assolutamente un ottimo acquisto, perché è un set completo, pratico e comodo, leggero, essenziale e senza fronzoli, come deve essere l'attrezzatura da trekking e bivacco. Se si considera che il solo fornello ad alcol costa in media dai 15 ai 17 euro, con il doppio o poco più di spesa si ottiene la padella con una capienza più che sufficiente, il pentolino antiaderente e il manico pinza che rappresenta, a mio avviso, la ciliegina sulla torta del set, più la base di appoggio per il fornello, che può rappresentare il punto debole, se vogliamo definirlo così, del set, ma che rientra tuttavia nella logica del minimo peso e ingombro, concept alla base di questo set. Se prendiamo in esame l'altro paravento di trangia, avremo sicuramente un prodotto più idoneo a svolgere la sua funzione, ma anche più ingombrante.
Se si riesce ad acquistarlo come me su Amazon a 29 euro tutto compreso, posso dire, ora che l'ho anche provato, che si fa davvero un ottimo affare, ma anche una spesa totale di 35, 36, anche 37 euro, personalmente la ritengo in linea con la qualità del prodotto. Vi lascio il link in descrizione. Beh, dopo questa bella mangiata, cos'altro aggiungere? Spero di avervi illustrato al meglio tutte le varie caratteristiche di questo prodotto, un prodotto che, devo dire, mi ha colpito subito, anche se sapevo che con Trangia sarei andato sul sicuro. E se volete maggiori informazioni solo sul fornello o sul portacarburante, come ho già detto prima, vi lascio in descrizione la scheda con l'altro video. Troverete sempre nella descrizione il link del prodotto e i link sia del fornello che del portacarburante. E vi ricordo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma aiuta il sottoscritto a realizzare contenuti, si spera, migliori di questo. E ci vediamo nei prossimi video.